cari amici, buongiorno. Buongiorno. Siamo ritornati verso il santuario di San Nazzaro, che è nella campagna di Apricena, sì, o sì. di San Nicandro. Apricena. E siamo in compagnia di Michele, che ha la sua azienda qui vicino e ci ha invitati a raccogliere un po' di verdura nel suo campo, che è veramente rigoglioso. Quindi noi prima di tutto lo ringraziamo. E poi, ecco, volevo chiedere prima di tutto, prima di iniziare a vedere un po' con le varie verdure, cioè che produzione avete voi qui in questa azienda? Allora, questa azienda è un'azienda agrozootecnica. Noi coltiviamo dei cereali sia per uso animale che per il grano duro per fare la pasta e tutto. E abbiamo anche le vacche, però sono di più vacche da carne allo stato brado. Abbiamo la podolica. Quindi non mungete? No, non mungiamo. In questo periodo Più da carne? Sì, sì. Sta bene, quindi avete, ecco, è una piccola azienda familiare. Sì, sì, diciamo, a conduzione familiare. E soprattutto, ecco, coltivate tutti questi campi che sono qui attorno. Sì. Ecco, e quindi ci sono delle zone, qui per esempio avete piantato degli ulivi e intorno cresce l'erba. Sì. L'erba. Tra quest'erba, ecco, grazie all'indicazione di Francesco, che è esperto di raccolte di erbe selvatiche, ecco, abbiamo trovato di tutto. Però vogliamo iniziare con questi rapastri, diciamo. Rapastri si chiamano. Sono rape selvatiche. Ma in italiano proprio? Sì, in italiano noi le chiamano cime di mammarella. Cime di mammarella, quindi questo. Sono della famiglia delle rape. Uh-huh. E sono selvatiche. Selvatiche e dolci. Sono così rigogliose, vedete come sono rigogliose. Abbiamo visto, perché qui scende l'acqua dalla montagna. E allora prendono molta acqua e infatti si vede l'acqua, e queste, quindi bisogna raccoglierle, cioè le cime, le punte, esatto, più, le puntarelle più con le punte tenere, sono buonissime sia da mangiare con la pasta, magari la pasta fatta in casa, no? Un troccolo, oppure anche bollite semplicemente. Si potrebbe fare pure una pasta verde. Pasta verde, ecco, no? Anche. Ecco. E invece così anche l'esse con un po' di olio semplice. Forse dovremmo poi chiedere le caratteristiche, le qualità. L'ho detto, certamente, a Giuseppe. Ecco, a Giuseppe le qualità, diciamo, salutari di questa, di questa pianta, piante. Di quest'erba. Certo. Quindi questo sì. Poi abbiamo, i cardicelli. I cardicelli. Cardicelli. Che sono veramente rigogliosi anche qua. Che hanno la particolarità che devono essere sfilati al più presto, appena presi devono essere sfilati, perché per togliere le spine, e quello che rimane è la parte commestibile, la parte. Ho capito. Una volta fatto, perché se non si questo fa. Questo ho visto nella zona di Foggia, è molto, ma molto sì, comune. Ma anche a San Giovanni, nella zona delle Castelle, di San Camillo, è proprio. Se ne trovano parecchie. Non sono così rigogliosi perché da noi piove poco e invece qua prendono molta acqua e quindi sono belli. Quindi queste belli pure, ecco, l'altra qualità di erbe. Poi abbiamo, ecco, una volta fatto questo servizio è pronto per essere mangiato. Vedi? La parte che rimane si leva, poi si divide, toglie, ecco questo. Bene. Questo grazie. È il papavero, la pianta del papavero, che quando è bella. Questo questo qua è un sedano selvatico. Il sedano selvatico. Che cresce solo in alcune zone, ad esempio nella parte alta di San Giovanni, non c'è. Invece anche, questo si mangia. Si può mangiare, sia lo puoi mangiare adesso, sia lo puoi usare come usi il sedano normale. Se fai il brodo, metti un bel pezzo di quello dentro, un bel condimento. Quando fai il soffritto per fare un arrosto, insomma, è lo stesso uso del sedano, solo che questo è selvatico. È solo il selvatico. Sì, sempre poi ascolteremo le qualità. C'è nada da parlare con tutte queste qualità che ci sono qua. Questa invece è la piantaggine. La piantaggine è anche un'erba che si può mangiare quando è piccolina, si può mangiare anche cruda. E invece se no anche o le sale o con la pasta, è una pianta molto molto buona, veramente buona. Sì. Questa è un'altra
delle meraviglie che abbiamo trovato qua. Belle. Belle, invece questo è il sedano, abbiamo detto, poi c'è questa magnifica borragine. Penso che sono si conosca un po' le foglie, però però comunque, vediamo che qui al centro ci sono già i fiori. Ecco, i fiori, io almeno da quello che so, i fiori sono ricercati molto dalle api. Sono ricercati dalle api, ma anche dalle persone per uso alimentare, perché quando sono piccoli così a bocciolo, li stacchi, li friggi con un po' di pastella ed è una meraviglia. Invece le foglie ugualmente si possono cuocere con la pastella. Esatto, le fai con la pastella e poi se hai voglia puoi fare una bella parmigiana fatta al posto di mettere le melanzane o le zucchine, metti le foglie fritte di borragine. Di borragine. Ed è una cosa che purtroppo pochi assaggiano, ma è una cosa veramente deliziosa, speciale proprio. Squisita ed è anche soprattutto piena di vitamine, di cose buone per la nostra salute. Va bene, questa. In ultimo ancora il cardo mariano che punge molto. Veramente punge. Ok, lo prendo io. Sì. Okay. Il cardo mariano, ecco, l'abbiamo raccontato una volta durante il mese di maggio, è una si chiama mariano perché è collegato alla una storia, no, di della Santa Famiglia che fugge in Egitto, no? E quindi questo abitualmente ho visto pure ad altre parti dove c'è un diciamo un bordo di terreno un poco più alto, più così ai bordi delle strade, sì. Cresce molto rigoglioso. Sì. Ecco, e secondo la tradizione la Santa Famiglia, che veniva inseguita dai soldati di Erode, si è nascosta dietro questo dosso. Dove c'erano tantissimi cardi verdi. Ecco, però lì dietro, ecco, Gesù Bambino ha incominciato a piangere. Perché si pungeva. Perché forse si pungeva, ma soprattutto perché forse aveva fame così. Allora la Madonna gli ha dato il latte. E dandogli il latte nella fretta, così qualche goccia è caduta sopra questi cardi verdi e così c'è la striatura bianca, no? Come, ecco, per questo è chiamato cardo mariano, collegato a questa storia della Santa Famiglia di Maria. Probabilmente, quindi, magari se il bambinello aveva sete, può darsi anche che la Madonna gli faceva succhiare. Gli ha fatto succhiare, perché succhiandolo ti riempi la bocca. Arriva di liquido. Uh-huh. Esatto. E se hai sete e trovi uno di questi, ti puoi dissetare benissimo in questo modo. Vedi? Le cose buone della natura che ci dà tante cose buone, e quindi anche questo può essere usato in cucina, certo. Ripulito così. Bene, un bel brodetto fatto con questo è eccezionale. Ecco. Abbiamo ancora anche altre qualità di erbe, di verdura diciamo, campestre. Che poi vi faremo vedere. E sì, abbiamo trovato anche, oltre a questi rapazzi, sono quelli con i fiori gialli. Poi abbiamo trovato anche quelli bianchi, con i fiori bianchi, che chiamano... Questo è sempre... È sempre la papagna. È la pianta del papavero. Il papavero. Che già, si può prendere questo, sì. Insomma, più piccole, sì, no? Esatto, le cose più, sì, piccole. Va bene. E quindi, ecco, io anche di questo papavero vi volevo raccontare proprio una storiella breve, veloce. Ecco, io ho vissuto 6 anni nel comune di San Marco la Catola, no? Tra la Puglia e il Molise. Ecco, in questo convento c'è stato per tanti anni un certo padre Tommaso, il quale era amante moltissimo delle verdure campestri. Allora, un giorno ha raccolto tantissimi di questi papaveri e li ha fatti mangiare ai frati, i quali, dopo aver fatto una bella mangiata di papaveri, sono andati a dormire. E non si svegliavano. Dovevano andare a una riunione quel giorno, niente, tranquilli. Nessuno. Quando si sono svegliati il giorno dopo,
tutti premurosi, no? Dice, ah, dobbiamo andare. E il padre ha fatto, ma dove dovete andare? Ma dobbiamo andare a fare questa riunione. Ma quella era ieri. Avevano dormito tutta la giornata, una notte e una mezza giornata. Quindi per chi ha l'insonnia, venite qui, fate un po' di queste erbe e risolvete il problema. Il papavero si usava proprio per far dormire. E il decotto per i bambini, per quando i bambini. Piangevano troppo. Ecco, vedete, quindi ci sono tante cose belle da prendere dalla natura. Sempre ecco, noi parliamo di una natura incontaminata, per cui siamo sicure che non viene messo nessun anticrittogrammico, che non viene messo niente. Bene, allora, cari amici, queste sono le cose belle della natura. Ringraziamo Michele e la sua famiglia che ci ha ospitati e ci risentiamo a presto. Ecco, cari amici, siamo quasi al tramonto del sole e per voi siamo venuti qui in una gola abbiamo incontrato tanti begli alberi in fiore già, quindi all'inizio della primavera, e siamo arrivati in questo luogo in compagnia di questi amici. Francesco, ci dici dove ci troviamo? O vogliamo farcelo dire Michele, dici Michele, dove ci troviamo? Allora, qui ci troviamo sempre in località Campo di Pietra, sempre nella zona di Apicena, e siamo venuti qui per far conoscere questi magnifici graffiti risalenti al Paleolitico che, come possiamo vedere, sono raffigurati sulla parete qui dietro di me. In questa è una grotta abbastanza larga, aperta, diciamo, sì, no? Quindi ecco. Che si chiama? Questo, diciamo, il dialetto noi pannone, che in italiano è come un capanno, è un caso, una forma di un capanno. Quasi un ricovero, diciamo, ecco, soprattutto mi dicevate che le mucche vengono qui a primavera. Sì, sì, di primavera, quando gli dà fastidio la mosca, siccome questi sono animali allo stato brado, allora quando arriva la primavera, specie il mese di aprile-maggio, fine aprile-maggio, per ripararsi dalle mosche si vengono a mettere qui dove c'è un po' di frescura. Bene, ecco, cari amici, non soltanto siamo andati girando per la campagna a raccogliere qualche erba campestre così, ma poi, ecco, passando per il mercato ci siamo fermati da Matteo Di Maggio, detto Tranquillo. Ecco, perché vedete, ci sono veramente delle verdure magnifiche, sono tutte verdure campestri, verdure che selvatiche. Ecco, ci indicheranno un po' i nomi, sia Giuseppe che Matteo, e poi soprattutto Giuseppe ci dirà le buone qualità di queste erbe, che sono veramente straordinarie. Allora, vogliamo iniziare con Matteo, dice un po'. Allora, queste cicoriette selvatiche. Cicoriette selvatiche. Questo qua è il caccialebbre. Bello il caccialebbre. Queste è la boragine, sempre selvatiche. Sì.
Questo è Lucacigno. Cacigno. Sempre per... che ha un nome italiano. Noi diciamo il nome in dialetto. Ci piace il Cacigno. Poi abbiamo la Cime di Mammarada, come una specie di. Di senape selvatica. Ecco, solamente la senape è coltivata, questa è selvatica. Ecco. Perché si chiama mammarella. La cime di mammarella. E invece questo? Questa qua si chiama lo sfrusciolo. È sempre verdura selvatica che si mangia, che è buona. E c'è pure una cosa che assomiglia a questo, è caccialepre. Il caccialepre, l'abbiamo detto prima. Ah, ah, questo è il caccialepre. Il caccialepre, ecco. Era questo qua. Ho capito. Detto prima. Sì, sì. Eccolo qua, eh. Ecco, questo è più questo delicato, il caccialepre. Invece quello. Poi abbiamo più la bietola selvatica. La bietola. Molto dolce, buona. Ah, quanta! Eccoci! Che è sempre rossa sotto quella selvatica, sì. Invece quella coltivata è bianca sotto, capito? Sì. E questo sono le verdure. Allora Giuseppe, ci dici qualche cosa delle qualità di queste erbe? Beh certo, le erbe selvatiche sono davvero una fonte inesauribile di benessere, prima di tutto perché sono molto ricche di vitamine e di sali minerali. Hanno poi degli acidi grassi particolarmente pregiati. Sembra strano parlare di grassi nelle erbe, ecco. Ma invece sono dei grassi che poi costituiscono quelli che sappiamo gli oli essenziali, di cui parliamo sempre ogni volta che ci imbattiamo nei nostri prodotti naturali, che sono davvero i nostri protettori nei confronti delle aggressioni dei cibi spazzatura, dei cibi che purtroppo la pubblicità ci propone continuamente. In queste erbe c'è il gusto, ed è un gusto davvero particolare. La rucola selvatica, che non ci sta oggi. C'è il gusto e ci sono tante proprietà sono comuni a tutti, a tutte le erbe, come ho detto, la ricchezza in vitamine e in sali minerali, e alcune erbe, come per esempio la borragine, possono avere un quantitativo di alcune sostanze particolari, tipo la digitale, che a dosi bassissime veniva considerata dagli anziani come un cardiotonico, come un ricostituente. L'importante è mangiarle queste erbe, e possibilmente sotto forma di ammesca, verdura mista. Verdura mista, misticanza, si riescono a prendere in un colpo solo tutte le buone proprietà, qualità, tutto il gusto e il piacere della stagionalità. Perché queste e quindi queste erbe sono adatte per esempio per un ottimo pancotto. Ecco, bravo. Esatto, ecco. Esatto. E il pancotto, diceva Giuseppe prima, soprattutto legate alle patate. Alle patate. Le patate rosse del bosco. Sì. Ecco. Perché mettendo assieme il pane, l'olio, l'aglio, cipolle, e le verdure, le cipolle, cioè il pasto è davvero completo, benefico e salutare. Ecco, cari amici, siamo ancora una volta nell'orto del convento. Già vi abbiamo proposto tante immagini di quest'orto, che ci ricordiamo la zona dove Padre Pio anche passeggiava, no? In questi viali di cipressi, e senz'altro lui ammirava anche il lavoro di chi coltivava l'orto e custodiva anche la vigna che era in quest'orto. Oggi, ecco, vi vogliamo portare in quest'angolo del nostro orto rimasto incolto. Anche San Francesco ci teneva a dire che negli orti dei conventi doveva rimanere una parte incolta dove cresceva veramente l'erba nella sua naturalezza. E tra queste erbe ricordiamo sempre che ci sono tante buone qualità di queste erbe. Ecco, davanti a me ci sono tante belle piante di malva e anche dei fiori belli che sono fiori veramente naturali che crescono in questo ambiente del nostro, la calendula, ecco, che cresce nel nostro orto. Ma per quanto riguarda, ecco, questa trasmissione sulle erbe, vi volevo proporre la riflessione su una santa che è molto molto famosa proprio per le sue ricette naturali
ma lei cercava soprattutto di prevenire le malattie attraverso una buona nutrizione. Ecco, Santa Ildegarda. Santa Ildegarda è una santa vissuta nel 1100 e ultimamente è stata anche dichiarata dottore della Chiesa, e quindi ecco, lei ha scritto tantissimo, noi possiamo collegarci a lei per tante cose belle e spirituali, ma anche in questo caso, in questa trasmissione, vogliamo ricordare delle sue ricette di erbe naturali che possono curare, e ci sono tante qualità delle erbe. Noi le coltiviamo, noi anche le cuciniamo anche per noi, no? Ci sono quelle che crescono spontaneamente nei prati e quelle che vengono coltivate nell'orto, ma in tutte queste erbe che ci presenta anche Santa Ildegarda, ecco, c'è questa potenza grande della provvidenza e anche della cura che il Signore ha per le sue creature. Ci ricordiamo che le erbe sono il nutrimento di tanti animali e sono anche e soprattutto per il bene della nostra salute. Quindi ecco, ci ricordiamo di questa santa, se abbiamo la possibilità, ecco, io vi ho presentato alcuni libri, abbiamo la possibilità di leggerli e di seguire le sue ricette. Ecco, vi auguro tanto bene e pace e bene a tutti voi.